Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi faremo la recensione di un celebre aerografo, l'Harder Steinbach Infinity CR Plus 2 in 1. Intro! Dopo aver provato il mio primo aerografo dell'Harder qualche anno fa, e vi lascio qui tra le schede la recensione dell'Evolution Silverline 2 in 1, ho deciso poi di riacquistare un altro aerografo di questo brand, per dei pro che vi spiegherò poi in un altro video. L'aerografo che vi faccio vedere oggi è l'Infinity CR Plus. Attualmente in commercio si trova anche l'Infinity normale, questo è il modello CR Plus e è il 2 in 1, ora vedremo un pochino cosa cambia. Ora andiamo in camera di qua, la camera che c'è sopra, e vediamo come si presenta quando lo acquistiamo. In realtà ci sarebbero anche l'involucro esterno eccetera, però se vi garba a vedere cosa c'era originariamente, io non so più nemmeno dove l'ho messo, vi lascio tra le schede il link dell'unboxing di questo aerografo. Praticamente l'Infinity CR Plus 2 in 1 viene venduto equipaggiato all'interno dell'aerografo con kit ago duse puntale da 0,15 e qua abbiamo invece quella da 0,40. La duse, il puntale e il paraago, che questo è il modello fine line. Sia per il modello da 0,15 che 0,40 ci viene venduto con il puntale fine line, mentre la duse e l'ago rimangano le medesime. E qua abbiamo l'ago da 0,40, lo rimettiamo a posto. Praticamente la versione 2 in 1 rispetto alla versione normale consiste nel fatto che ci viene dato in confezione un kit ago duse puntale da 0,40 e la coppetta da 5 ml anziché soltanto quella da 2 ml. Viene venduto con questo paraago che noi successivamente possiamo rimuovere e mettere il suo paraago fine line. In confezione ci viene dato anche questo aggeggino che servirebbe per tirare le linee, da quanto ho compreso, che si mette al posto del puntale, dove praticamente appoggiamo sul foglio e andiamo a tirare. Io lo trovo poco utile, mentre questo, che io durante l'unboxing non sapevo cos'era, in realtà serve per andare a smontare questa parte qua, e ora vedremo perché lo smonteremo totalmente. Conviene prendere la versione 2 in 1 rispetto alla versione solo? A parer mio sì, perché tanto comunque sia avere un ago di una misura differente, una coppetta un po' più grande, fa sempre comodo. Le coppette sono sostituibili e possono essere anche utilizzate su altri aerografi dell'Harder, come ad esempio l'Infinity Classico, l'Evolution, l'Evolution Silverline, l'Evolution AL Plus e così via. Inoltre ci sono in commercio la micro coppetta e delle altre coppette nettamente più grosse. Rimonto quella da 2 ml. Ah, qua vi faccio vedere, c'è la guarnizione in PTFE, quindi può essere utilizzato senza problemi con i solventi, che io lo sto rimontando, ma ora lo andremo a smantellare. Interessante è il sistema Quick Fix. Praticamente noi possiamo arretrare l'ago avendolo libero, portando a battuta così l'ago non arretra più di tanto, quindi anziché dover andare a svitare tutte le volte, possiamo creare un setup di quanto vogliamo arretrare l'ago a battuta. Poi, se dobbiamo pulire l'aerografo eccetera, tiriamo questo indietro, l'ago ritorna libero di scorrere tutto. Se noi lo rischiacciamo, e questo sistema si chiama Quick Fix. È parecchio interessante, a me torna comodo, magari se devo andare a fare dei dettaglini, roba mega diluita, ogni tanto lo utilizzo anch'io, magari i puristi storgeranno il naso, però a me è tornato utile per certe determinate cose utilizzare il Quick Fix, magari su quei lavori dove non mi posso permettere l'errore e prima di fare una cappellata preferisco andarci sul sicuro, utilizzo l'ago a battuta, che in questo caso non c'ho da stare ad ammattire per regolarlo tutte le volte che cambio colore eccetera, per cui è interessante come sistema. Andiamolo a smontare. Qua abbiamo il para ago fine line, anzi prima di smontare quello smonto la parte dietro. Qua abbiamo l'ago da 0,15. Dovete fare attenzione quando voi ruotate, Mario, andate a rimuovere
il parago che ruotandolo in senso antiorario va a svitare, perché ha una bella presa, va a svitare il puntale. E se non ci fate attenzione, infatti giratelo sempre in senso orario, così non vi si svita, se no poi magari ammattite consapevolmente, che con la consapevolezza che l'avete scritto bene, vi fa le bolle nel serbatoio e vabbè, uno poi ci fa l'occhio, lo va a controllare che sia avvitata a modo. Però qua abbiamo la Duse da 0,15 e separo il parago dal puntale. Opla. Rimuoviamo la coppetta. Tutte le Duse hanno la guarnizione in PTFE, quindi possono essere utilizzate con i solventi senza problemi. E dov'è il marchingegno? Ok, ecco a cosa serviva. Io durante l'unboxing non capivo a cosa serviva. Una cosa che non mi è garbata tanto è stata questa guarnizione qui, dove va ad andare abbattuta questo, che secondo me poteva essere fatto in maniera un pochino più... Non è che mi sia garbato tanto, a volte magari stringendo, questa qui si accoppia alla plastica e quando si va a svitare, anziché rimuovere solo il manico, gira anche la parte dorata. Ora io ve lo faccio vedere dopo, perché questo qui c'ha il pretensionamento della molla. Ora io non ci ho pensato a farvelo vedere ora, intanto lo smantelliamo come abbiamo fatto per l'Evolution Silverline, poi una volta rimontato risettiamo tutto. Ovviamente questa guarnizione qui dovete fare attenzione, se lo pulite con diluente acrilico a solvente, a non farcelo toccare, vabbè che aggredisce poco però. Il bottoncino e poi abbiamo la parte della valvola e l'attacco rapido. Questo è fondamentalmente il nostro aerografo smontato e smantellato. Possiamo smantellare anche questo, il quick fix. Questo è il sistema quick fix. Ah, la guarnizione centrale, mi stavo scordando di farvela vedere, che anche questa è in PTFE. Ora lo rimontiamo e tiriamo fuori le conclusioni. Io ve lo faccio vedere smontato, anche perché spesso, eccola, un pochino sporca. Sto usando la parte che va abbattuta del lago per rimuoverla. Eccola. Quindi ora possiamo andare a rimontare il nostro aerografo. Io ve li faccio vedere smontati, semplicemente perché spesso mi viene chiesto un piccolo aiuto da parte degli utenti che mi seguono, perché magari hanno difficoltà o timore a smontare il proprio aerografo, pensando di non riuscire più a montarlo, quando fondamentalmente una volta che ci fate la mano si rimonta abbastanza facilmente. Ecco il timore, diciamo, che vediamo se scorre, allento un altro pelino. Una volta che ci si fa la mano, fondamentalmente non si smonta e si rimonta al volo. Però ecco, dal momento che devo fare la recensione, preferisco farveli vedere smantellati, e così se qualcuno c'ha da smontarlo e rimontarlo, lo può fare passo passo. La guarnizione del puntale è in gomma. Basta farci attenzione quando lo ripuliamo a non farci andare il solvente e non si avranno mai problemi. O almeno io finora non ne ho avuti. Questo è un aerografino che mi è garbato parecchio, con le esche forse è un po' sprecato, è diciamo più ottimo utilizzarlo per il custom paint e per quanto riguarda l'illustrazione, però ecco, a me piaceva. Poi se è sprecato questo, figuriamoci quell'altro che ho in mente di acquistare appena potrò. Ora parleremo anche del pretensionamento della molla, dove io non ho notato grandi però nel settarlo.
Anzi, diciamo che non mi è cambiato granché. Aggiungiamo il giusto, mettiamo l'ago, no, fermi, ho fatto una cappellata. Eccolo qua. E ogni tanto, ragazzi, qualche cappellata bisogna che io la faccia, se no non sono io. Ok, forse. Ok, ci siamo. Scusate per l'inghippo. Montiamo il sistema quick fix. Ora arriviamo alle conclusioni di questo aerografo che a me è garbato non tanto, ma tantissimo. Mettiamo a battuta delicatamente e stringiamo qua. Possiamo montare questo e il pretensionamento della molla semplicemente ci va a rendere più o meno reattiva e dura la molla quando noi arretriamo il tastino per far spruzzare l'aria e il colore. Io lo tengo praticamente quasi alla tensione massima. Proprio ci ho fatto l'abitudine, stringe un pochino più duro da tirare indietro e mi garba utilizzarlo così. Ora andiamo ai pro e ai contro di questo aerografo. È un aerografo che io ho adorato tantissimo, sia per le esche, anche se forse è un po' sprecato per utilizzarlo per verniciarci le esche, ma anche per il custom paint, quelle poche illustrazioni che ogni tanto faccio. L'ho apprezzato veramente tanto. La dose da 0,15 inizialmente potrebbe farvi sclerare moltissimo. È una duse che va bene, si utilizza bene, però con colori molto diluiti, pressioni molto basse e quindi va bene per utilizzarlo con dettaglini, lavori molto molto di fino, se no vado a utilizzare la duse da 0,20 o la 0,40. Su questo, come per tutti gli altri hardware, o perlomeno per la maggior parte degli altri hardware, è possibile montare kit di duse 0,15, 0,20 e 0,40 fineline, 0,15, 0,20, 0,40 e 0,60 classici. Ovviamente anche gli altri accessori come le coppette, alcuni altri accessori e la valvola che consente di gestire la pressione direttamente sull'aerografo è possibile fittarla anche qua sopra senza alcun problema. Sono tutti ricambi, cioè ricambi accessori compatibili. Per cui la duse da 0,15 utilizzatela se volete utilizzare diluizioni molto spinte e pressioni molto basse per fare dettaglini, se no andate su una 0,20 o su una 0,40 in base a cosa dovete farci un attimino voi. Io questo lo utilizzo solitamente 0,15 e 0,20. Con 250 euro quindi ci si porta a casa l'aerografo, ago, duse e puntale da 0,40 e la coppetta da 5 ml. Che fondamentalmente per quello che costa, ripeto, circa 250-240 euro. Sono soldini ben spesi. Tornando indietro, sinceramente lo ricomprerei e non farei passare così tanto tempo prima di valutare l'acquisto di questo aerografo qua. Le finiture sono fatte bene, reggono bene ai solventi, anche perché io questo lo utilizzo moltissimo, prevalentemente con i solventi. Al 90% lo utilizzo con vernici a solvente. Fino ad ora non mi ha mai dato problemi, cosa che magari ha fatto un pochino il mio Evolution Silverline 2 in 1, dove la finitura si è andata a rovinare un pochettino. Cosa non mi è garbato? Ve lo faccio vedere di qua. Questa qui di gomma non mi è proprio garbata perché, come in questo caso, per quanto io abbia stretto con lo strumento apposito questa parte qua, mi si accoppia al manico e mi si svita tutto. E occhio, perché se voi lo fate, io ad esempio ho l'ago inserito e voi andate a sfilare, vi sfila anche l'ago perché l'ago è bloccato qui. Per cui dovete fare attenzione a cosa fate perché se l'andate a sfilare vi ci rimane, ve lo faccio vedere, l'ago attaccato. Ora io molto delicatamente lo reinserisco, anzi no, onde evitare problemi, sgancio qua, lo rimontiamo
però questa è una cosa che non mi è garbato. Si potrebbe fare una piccola modifica casereccia per escludere questo problema, eh? Semmai se vi interessa ne riparliamo in un altro video. Se no, basterebbe utilizzare lo strumento, averlo sempre a portata di mano. Opla. Come aerografo vi dicevo, mi è garbato un botto. Queste sono le uniche due cose che non mi garbano. I ricambi hanno dei costi umani. Duse e Ago costano una baggianata rispetto ad altri brand. I ricambi, le guarnizioni costano una baggianata. Gli optional costano relativamente poco e si possono andare a fittare sia su questo che su altri aerografi hardware se ne avete. Per cui per me è promosso e si becca un bel 10 e lode. L'avete visto in funzione su svariate live, in qualche video, svariate live sia qua sul canale che sulla piattaforma Viola, ed è un aerografo che a me mi ha lasciato pienamente soddisfatto in tutto e per tutto, tranne quelle due chicchettine che si potevano far meglio, ma vabbè. E vabbè, passi il manico, però proprio la guarnizione lì che mi si accoppia con il manico e quando svito mi si svita tutto il blocco. Si poteva trovare un sistema di portarla a battuta un pochino fatto meglio, a parer mio. Per il resto è fantastico, non c'è da dirgli assolutamente nulla. Fatemi sapere nei commenti se ne state valutando l'acquisto, se l'avete acquistato, come vi ci siete trovati, e io poi ve lo farò vedere con il setup che ho creato per questo aerografo e per come lo impiego con i dettaglini. Vi faccio poi un video apposito. Direi che per questo video è tutto, io vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. I commenti sono sotto, se mi volete chiedere qualcosa, dire qualcosa, io appena posso leggo e rispondo. E se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!